Marino, dopo un anno di pausa per Covid, quest'anno riparte con un atto di coraggio, soprattutto per tornare alla normalità, la sagra. Come si svolgerà e quali sono le normative? Allora sì, l'atto di coraggio c'è, non lo neghiamo, l'atto di coraggio c'è. Questo è anche da parte nostra per dare un segno di tornare un po' alla normalità, sperando che la normalità torni al più presto. Un ingresso in piazza dalla statale 259, dove lì ci sarà il rilevamento della temperatura corporea, dopodiché c'è l'obbligo di indossare la mascherina fino a che non ci si accomodi al tavolo e dopodiché provvederemo noi con il servizio al tavolo. Per la curiosità di chi prenoterà, quali sono i piatti? Allora, i piatti, noi siamo andati quest'anno, non ci sono stati grossi stravolgimenti. Il menù è pressoché identico a quello del 2019, perché purtroppo come 2020 l'abbiamo dovuto saltare. Chiaramente che i nostri piatti principi sono il maccheroncino di Saragolla con il ragù di gallo e il pollo imperiale, che è lo spezzatino di pollo con verdure. Poi dopo ci sono tante altre prelibatezze, olive vibratiane, che al contrario di quella all'ascolana, la nostra è fatta con la carne cruda di manzo e poi fritta. Poi c'è il pane del centurione, che è un pane integrale condito con della salsa di peperoni e alici, calzoni, frittelle, formaggio fritto, arrosticini, panini con salsicce e poi... Anche tipicità del territorio. Sì, ce n'è per tutti i gusti. Vi aspettiamo a braccia aperte, consapevoli del periodo che stiamo attraversando e sperando di rendervi le serate il più piacevoli possibile. Ne approfitto fin da adesso per ringraziare tutti quanti gli sponsor e tutti coloro che comunque sia ci stanno dando una mano per la buona riuscita della nostra manifestazione.